Perché non è mia materia, però lo so che vuol dire, perché anche la mia figlia è uguale, perché io sono nata in Inghilterra e il padre è nato in America. Allora, a 18 anni le mie due figlie dovrebbero decidere, è una cosa che veramente è una cosa che non è logico, perché vengono da Inghilterra, i miei genitori sono giamaicani, io che già perché per Inghilterra, perché è nato in Inghilterra e basta. Allora, questa legge io personalmente devo cambiare in fretta, e quelli che sono nati all'estero e vengono qua, è un altro discorso come ho fatto io devo passare e rispettare certo tempo, io ero sposata con un italiano, non è una cosa facile da fare, però si vede anche in diversi paesi, tipo in Inghilterra, ci sono quelli che hanno nonni o madre che hanno passaporto inglese, possono che già in Inghilterra, come visto ci sono Esatto. 5 atleti che fanno. Significa, la legge qua, non vuoi proprio essere proprio polemica, è sbagliato e dà fastidio, perché io non lo so, le mie figlie sono nate qui a 18 anni, Larissa che fa genera statistica, se lei va forte, io ho presentato in Italia pure anche suo padre e dire lei doveva decidere. È una cosa molto drastica, e anche penso coni che stanno lavorando forte con il governo per cambiare, perché è una cosa un po' vecchio e poi non fai in concorrenza con gli altri paesi nel mondo. Ok, la seconda domanda, gli ultimi fatti di cronaca, il fatto che sia la Gran Bretagna che l'Italia hanno assunto qualche volta una posizione abbastanza chiusa verso gli immigrati che arrivano Quello non è dal il mio nord Europa. soggetto, però siccome ho visto i miei genitori che dopo 45 anni in Italia, in Inghilterra hanno preso due passaporti inglesi, perché sono stata del Commonwealth, non sono nata da paesi fuori del Commonwealth, allora pensate, è una cosa molto difficile, perché guarda, vedendo Inghilterra e anche Italia, stiamo passando una crisi molto, molto profonda, molto particolare. Io non sono una per criticare, ma neanche proprio di commentare, perché è una cosa molto, molto delicata. E poi penso, spero che tutti e due i paesi, ma non solo quelli in Inghilterra e in Italia, ma anche tutta l'est Europa, perché non sono gli unici paesi, c'è anche Francia, c'è anche Germania, siamo nello stesso proprio nave, capito? Cioè, bisogna lavorare insieme, Comitati Europa, per combattere anche aiuto di questi che vengono qui, perché qui quelle persone che vengono qui hanno rischiato la loro vita, hanno rischiato anche di cambiare la vita completamente. Non sappiamo che cosa hanno fatto, successo in loro vita e nel loro paese, capito? Perché bisogna guardare un individuo diverso, però se dà la possibilità. Siamo tutti umani, capito? Però io ho una cosa che non posso commentare tanto. Grazie mille. Prego.